Bentornati dal Cavaliere Azzurro, siamo qui in questo nuovo video, sempre nella mia bellissima carriera allenatore col Villarreal. Allora, partiamo con una cosa, ho ripreso dal prestito due giocatori, cioè Soriano e Cheryshev, ragazzi. E avevo un'idea, vedete, Cheryshev è esterno sinistro, non voglio giocare con esterno sinistro come esterno destro. Quindi, al posto come esterno destro, stavo pensando a un altro ucraino che è Tsikhankov, ragazzi, che è anche giovane. Quindi io stoppo, avanzeremo un po', venderemo qualcuno e poi andremo a prendere Tsikhankov. Ok, raga, abbiamo venduto Soriano, è arrivata un'offerta per lui e l'abbiamo venduto perché abbiamo già Cheryshev da quel lato e quindi volevo vendere uno dei due. E quindi ok, di qua ci teniamo il nostro Cheryshev e qui dovremmo andare a prendere al più presto Tsikhankov, ragazzi. Poi niente, vorrei anche vendere questo Bruno e basta, perché Casorla lo voglio tenere perché è un giocatore importante per il club e molti di voi in privato mi hanno detto che devo tenerli questi giocatori e avete ragione. Bruno mi sta proprio rompendo e Ibor è un giocatore comunque importante. Poi tocco i cambi, fa sempre comodo. Quindi ok, vabbè, questi qua penso che faranno comodo anche loro prima o poi. Ah, e poi abbiamo anche Pedraza come riserva di Cheryshev, quindi ok. Niente, andiamo a provare per Tsikhankov. Ecco ragazzi, andiamo a prendere Tsikhankov ora. L'ho trovato, vediamo se si può trattare per lui. Mi sa di sì. Andiamo per acquistarlo, ragazzi. Onestamente non so quanto abbiamo di budget, non ho controllato. 18 milioni. Aia ragazzi, spero di avere dei soldi, non voglio fare la cappellata. Allora ne chiedono 30. No ragazzi, Tsikhankov mi dispiace, vai. No. E intanto arrivano alcuni resoconti, ragazzi, adesso mi sento davvero di fottere, scusate il termine, perché sono arrivati i resoconti di Paolo Lopez e guardate qui, 23 anni 82. Ma dopo potevamo pigliarlo, raga. Vabbè. Va bene, io andiamo a cercare qualche esterno destro e poi vi faccio sapere. Ok, raga, siamo alla prima di campionato contro il Leganés, mi sembra, se non sbaglio. Sì, è il Leganés, è il Real Sociedad, la Real Sociedad, raga, scusate. Ora cerco di mettere in una posizione ottimale per vedere il gameplay. Ecco. Va bene, allora, la formazione è questa, con Cheryshev, con Sirigu, Davidus, Valleio, Costa, Mario Gaspar, Fuego, Trigueiros, Forlan, Cheryshev. Però, aspettate, al posto di Fuego voglio provare uno che vi assicuro, raga, l'ho provato ed è buggato. Raba. Ok, questa è la nostra panchina, insomma, vabbè, bella panchina. Comunque questa squadra, il bello di questa squadra è che è lunga, ok. Ecco David Luiz, ripreso dalle nostre telecamere. Match che lo vedrà debuttare con okay. Questa maglia, sarà interessante capire i tempi per inserirsi nei meccanismi di gioco della squadra. Ok, raga, primo match, esordio per il nostro Valencia. Esordio per il nostro Villarreal, scusate, sbaglio sempre. Benvenuti da Piero Gibardo e Stefano Nava. Si parte, si pronuncia scoppiettante. Primo pallone. Come la tradizione per la Liga Santander. Speriamo non tradisca. Vallejo. Possa regalarci Cheryshev, Forlan, di fronte, Costa. Vedi in profondità Moreno che gira in avanti. Ora palla lì. La gara di oggi vede impegnate Villarreal e Real Sociedad. Ok, attenzione, palla recupera. Ancora noi, gestiamo il pallone. Palla per Costa sulla fascia. Cheryshev. In profondità, cercare Moreno. Moreno, attenzione.
fallo su Moreno. Rigore, rigore per noi ragazzi. Sì, rigore, dai, grande. Ottimo, ottimo. Dai, il primo gol stagionale. Moreno contro Rugli. Non ci credo la parata, ragazzi. La parata Rugli. La parata Rugli, che era il nostro obiettivo di mercato. La para, maledizione, palla in mezzo, ancora Rugli. Ok, non ci credo, raga. Io i rigori purtroppo sono negato. Ok, qui cerchiamo una combinazione troppo forte, diciamo. Attenzione bene filtrante. Fornal per Bacca. Tiene palla Bacca. Ok, ancora per Bacca. Botta il gol! Il gol! Ci porta in vantaggio lui! Fornals! Al 35esimo il mio Villarreal è in vantaggio, ragazzi. La bomba di Fornals. Ok, riprendiamo. Ripresa del match. 1-0 per noi col gol di Fornals al 35esimo. Palla recuperata da David Luiz. Gestiamola un poco perché comunque siamo in vantaggio. Cerchiamo di chiuderla con calma. Ancora Vallejo, Poggio, Costa. Ok, ottimo filtrante, ma c'era stavolta. Cos'era? Ah, fallo. Ok, Trigueiros, Manu Trigueiros, vede Costa. Va bene, palla ancora nostra, gestiamola con calma, ragazzi, perché non c'è, diciamo, non siamo noi quelli che devono recuperare, quindi gestiamola con David Luiz. Ancora Raba, un inserimento da sotto per Moreno. Moreno, attenzione, palla in mezzo, 2-0. Il gol, perché prende il pallone? Chi è stato? Ancora Gerard Moreno, ragazzi. 2-0 per noi sul Leganés. Siamo molto bene, con calma, con tranquillità. Troviamo il 2-0. Molto bene, raga. E insomma, così ce la aggiustiamo con calma. No, brutto pallone qui perso, attenzione. David Luiz, cosa ha salvato, ragazzi? Ok, un inserimento forzato qui. Gestiamola con molta tranquillità la palla qui, raga, perché è davvero 2-0, una posizione comodissima per noi. Ok, gran tiki-taka. Così, tiki-taka alla spagnola. Ecco, perdiamo qua. Fa niente, ok. Ristabiliamo, c'è ancora Yanusai, lancio proprio per lui. Pardo. Ancora Pardo, attenzione. Ok, ottima finta. Sirigu per il primo intervento da giocatore del Villarreal. Ok, qui lancio assurdo per Raba. Raba tutto solo. Ok, non riesco nelle finte. Finisce qui, ragazzi. Finisce qui. Primo match stagionale vinto. 2-0, bellissimo, ragazzi. Iniziamo subito bene questa regione per il nostro Villarreal. Questa stagione. Che dire? Perfetto. Ok, fetta del trasferimento di Bruno. Sì, ragazzi, sì, era quello che volevamo. Sì, sì, era quello che volevamo. Bruno, un giocatore che non mi ispira, 34 anni. Io tratterei. Chiediamo anche. Chiediamo anche 8 milioni, direi, forse un po' troppo, però. Ok, un Benitez qua che ci vuole dare 6-8, noi ne chiediamo 7. E 4.
Ok, piazziamo Bruno a 7.400.000. Aspettiamo che venga confermata la vendita di questo giocatore. Io ho già in mente un nome fortissimo, ragazzi. Intanto facciamo gli allenamenti. Ok, Vallejo sta diventando per diventare 78. E quindi molto bene. Aspettiamo che arrivino i soldi da Bruno. Un'altra offerta di trasferimento di Bruno. Oh, era sempre quella di prima. Non so perché mi ha mandato qui. Ok, avanziamo. Avanziamo. Offerta per il prestito di Morlanes. No raga, questo qua è forte, lo tengo. 71, ci serve qualche centrocampista. Ora che se ne va Bruno, quindi rifiutiamo subito. E niente. Aspettiamo che venga definitivamente venduto Bruno. Intanto la prossima partita è dal punto di Siviglia, ragazzi. Ok, Bruno venduto. Ok, perfetto, Bruno venduto. Ora dovremmo avere 25 milioni, perfetto. E aspettate, 25 milioni. E andate a vedere un po' io chi c'ho nel lab mercato, raga. C'ho lui, Tony Pablo Sarabia. Oppure Angel Correa. La mia idea, a me preferenziale, era Angel Correa, raga. Oppure Soler. Io direi di andare per Soler, che è più giovane di tutti ed è comunque forte. Proviamo per Soler. Se non accettasse Soler, proveremo per Correa, se no per un altro, e così via, insomma. Ok, noi offriamo il cartellino, raga, offriamo 21 milioni, sì, direi di sì. Se ce ne chiede, ovviamente. Vuole 28 e 3, eh? È già più trattabile, perché 28 e 3 gliene possiamo offrire 24 e 3 con clausola della rivendita al massimo. Accetta. Ok ragazzi, ok. Per Soler, bellissimo. Andiamo a trattare il contratto ora. E penso che il mercato nostro sarà finito, ragazzi. Il nostro mercato penso che finirà. Accettiamo il ruolo importante, anche se io volevo farlo titolare, però fa niente. Va bene, importante. 4 anni, perfetto. Ignoriamo la clausola. E possiamo dargli lo stipendio, ragazzi. Ok ragazzi, abbiamo preso il nostro come si chiama? Diamine. Lui, cavolo, Soler. E niente, adesso andiamo ad aggiungere la rosa titolare. E questa è la nostra rosa, gente. Signori e signori, Soler, Mario Gaspar, David Luiz, Sirigu, Vallejo, Costa, Šerišev, Forlán, Trigueiros, Bacca e Moreno. Soler preso. In panchina abbiamo Cazorla, che è una bandiera del club, quindi doveva restare. Iborra, che comunque è uno che si... saranno i due centrocampisti di riserva, Cazorla e Iborra. Poi c'è Chukwueze qua, che ci mettiamo Raba. E la Yun Funes Mori come riserva. Insomma, questa è la nostra squadra, ragazzi. Bellissima squadra, direi. E è nulla. Io direi, raga, per questo episodio è tutto, perché abbiamo chiuso il finito il calciomercato, abbiamo preso gli ultimi giocatori, abbiamo fatto anche una partita, quindi niente. Per oggi è tutto. Siamo attualmente quinti, vabbè, prima partita però, quindi perfetto. E niente, ci vediamo al prossimo episodio della carriera e bella al Cavaliere Azzurro.